Devo ammetterlo, ero anch'io un profano di Wilt Chamberlain. Sono cresciuto innamorandomi delle sfide Bird Magic, fede celtica ovviamente. Difficile tornare così indietro nel tempo. Ma Basketball Journey mi ha dato la possibilità di conoscere una leggenda. Internet, i video, le partite, ma ne ho permesso di fare il resto. Scusa, Wilt, veramente dal profondo del cuore, tu non sei solo una leggenda, tu sei indubbiamente uno dei più forti giocatori mai visti calcare un parquet. Pensa che il custode del tuo liceo ti cerca su internet, roba da matti. Un 2,16 che corre come una gazzella, un gigante felino, un giocatore in grado di saltare in testa chiunque, di prendere qualsiasi rimbalzo, di schiacciare, correre come un missile con quelle leve pazzesche. Will Chamberlain ha segnato 100 punti in una partita contro i New York Knicks, ma avrebbe potuto battere qualsiasi tipo di record, avrebbe potuto correre alle Olimpiadi, diventare un pro a pallavolo, fare qualsiasi tipo di sport e lo faceva da numero uno. Ma vi rendete conto delle cose che faceva questo signore sul parquet? Nato a Philadelphia, andato al college di Kansas di coach Phil Allen, lo volevano 200 college, i freshman non potevano giocare al primo anno, lui l'allenamento segnò 42 punti con 29 rimbalzi contro i senior, tiro giù 55 rimbalzi in una partita. Stiamo parlando di un giocatore che ha cambiato il modo di vedere il basket. Questo, signori, è quello che affermava Sir Gulick, professore di educazione fisica moderna nella palestra di Springfield, ai tempi della nascita del basket con James Naismith. Questo è il prototipo dell'atletica giocata, la pallacanestro. In questo momento di difficoltà anche noi di Samaricosa facciamo la nostra parte, prima di tutto lavorando in sicurezza per la nostra e per la vostra salute e lasciando attivo il nostro servizio di vendita online. Se facciamo squadra, tutti insieme ce la faremo. Looking at his videos and stuff, like he was so freaking athletic, like he would have been able to play any area, like jump over anybody. Cosa che più colpisce dell'area attorno alla Overbrook High School, scendendo dall'altopiano di West Philadelphia e percorrendo Lancaster Avenue, è l'estrema povertà dei quartieri che circondano il liceo che fu anche del grande Will Chamberlain. Anche oggi, nel 2020, entrando dentro la scuola e parlando con una professoressa di storia afroamericana, si ha l'impressione che di Wilt sia rimasto purtroppo poco alle nuove generazioni e agli studenti della scuola che dovrebbe più rappresentarlo e più ricordarlo alla città. E è un problema appunto legato alla condizione del quartiere, che è in uno stato di sopravvivenza costante sin dagli anni 60. È un problema di una scuola che ha pressoché maggioranza assoluta afroamericana, con il 95% degli studenti che hanno fatto richiesta di un sostegno per i pasti, quindi sostanzialmente in una situazione di povertà quasi assoluta. Si dedicano quindi le poche risorse a disposizione alle risorse base, allo studio, all'educazione e non più al ricordo dei grandi e del più grande, Will Chamberlain, che in quella scuola ha segnato la storia nei 3 anni trascorsi all'high school. Will Chamberlain è un recordman inarrivabile, cresciuto in quella zona, che in quella zona è diventato grande perché già a 17 anni, nascondendosi sotto uno pseudonimo, andava a giocare i tornei tra gli adulti dominando, e ha poi preso il volo prima a Philadelphia con i Warriors e poi trasferendosi a San Francisco. E purtroppo però di lui sembra non sia rimasto granché nel cuore e nella testa degli studenti della Overbrook High School e degli abitanti di quell'area di West Philadelphia, dove Will Chamberlain, per la prima volta nella sua vita, è
era diventato qualcuno di veramente unico. Una sensazione simile a quella vissuta alla Overbrook High School la si percepisce andando a 2 ore di macchina verso ovest rispetto a Philadelphia, ovvero nella cittadina di Hershey, sempre nello stato della Pennsylvania. In questa piccola cittadina, che è considerata dagli americani la capitale del cioccolato, fu giocata nel marzo del 62 la partita più memorabile di sempre, quella dei 100 punti di Will Chamberlain. Ironico pensare che la partita, appunto, della più grande prestazione individuale di sempre nella storia dell'NBA sia stata vista solo da 4.000 spettatori circa, e non dagli 8.000 che avrebbero potuto riempire la Hershey Park Arena. Questo perché quella partita era considerata una normalissima partita di regular season organizzata dal proprietario dei Philadelphia, allora Warriors, per ampliare la fan base anche nelle cittadine circostanti a Philadelphia. E quindi solo poche persone erano presenti e addirittura uno dei due fotografi abbandonò alla fine del primo tempo, non fiutando l'impresa leggendaria. E anche oggi, quando si camminano tra gli spalti e dietro e davanti alle mura della Hershey Arena, si ha l'impressione che non sia stato fatto nulla per ricordare questa prestazione clamorosa. Dei 100 punti di Wilt c'è poco o nulla, bisogna andare a cercare col lanternino una piccola teca che nasconde una targhetta dedicata a Wilt e un pezzo di parquet originario di quel giorno. Per il resto non c'è nient'altro che ricordi i 100 punti di Wilt. Lo spogliatoio è il più anonimo e triste che si possa immaginare, e ormai è un campo dedicato solo all'hockey su ghiaccio, e anche il custode, che è più di 20 anni gestisce la Hershey Arena, quando interpellato e intervistato da noi per sapere qualcosa di più su Wilt, qualche aneddoto su quella partita, qualche aneddoto sull'arena che riguardasse la pallacanestro, ci ha stupito in negativo, dandoci ancora una volta l'impressione che di Wilt se ne fregasse poco quella città. Infatti, per poterci parlare di quella partita e dei 100 punti di Wilt, il custode ha dovuto andare a cercare su Google la data precisa e i dettagli, per non volendo fare brutta figura davanti alla telecamera. Questo per dirvi del sentimento agrodolce che circonda i primi simboli della grande e lunga carriera che Will Chamberlain ha avuto, ovvero la Overbrook High School e la Hershey Park Arena. Accomunati da questa atmosfera nostalgica ma un po' decadente che avvolge il ricordo di uno dei più grandi di sempre.
venero la pallacanestro, per quello che mi ha dato e per quello che penso sia la pallacanestro. E infatti soffro, come non puoi immaginare, l'insuccesso della pallacanestro, la fatica che fa la pallacanestro nell'essere nel posto dove meriterebbe di stare, per una serie di vari motivi. Quindi questo è. Quindi attraverso un libro o attraverso una telecronaca, quando mi capita Sky, cerco di provare a portarla dove io penso debba stare. Sono Francesca Pruffilli dell'Istituto Europa, partner Dinamo. Allora, usiamo questo tempo non per stare a casa ad aspettare che tutto finisca, ma usiamolo per stare a casa e per fare qualcosa che non abbiamo mai avuto il tempo di fare, qualcosa che ci piace e che ci fa star bene. Ok, ciao a tutti. Ciao a tutti. In questo momento di difficoltà, anche noi di Samarigosa stiamo lavorando in sicurezza per tutti voi e per tutti noi. Vi raccomandiamo di seguire tutte le istruzioni e siamo fiduciosi che molto presto supereremo tutti insieme questo momento.